Ciao a tutti, noi siamo le ragazze della quarta e quinta sociale dell'Istituto Sraffa e siamo qui per presentarvi il progetto Raccontare per Vivere promosso dal Centro Alfredo Galmozzi. Vi presenteremo un po' il mondo dell'anziano e le varie tecniche di intervista. Non possiamo vivere il pomeriggio della vita seguendo il programma del mattino. Ciò che era importante nel mattino sarà di poco conto nel pomeriggio e ciò che era vero nel mattino sarà diventato falso nel pomeriggio. Questa è la metafora del sole di Jung, dove paragona l'arco che compie il sole durante il giorno all'arco di vita dell'individuo. Quando il sole sorge, lo paragona alla nascita dell'individuo. Quando il sole si trova nell'arco di mezzogiorno, lo paragona alla giovinezza. E quando il sole sta per tramontare, lo paragona all'invecchiamento dell'individuo. Le quattro fasi fondamentali dell'intervista sono assimilare gli obiettivi e i criteri della ricerca, illustrare gli scopi e i criteri della ricerca, assicurare all'intervistato la riservatezza e spiegare il motivo delle annotazioni durante l'intervista. La terza fase è una vera e propria intervista dove si fanno domande generali sulla sua vita passata e la quarta fase è saper gestire l'interazione con l'intervistato evitando ripetizioni e usando un linguaggio chiaro e comprensibile. Le domande devono essere fatte in modo chiaro e non ambigue, non devono essere pregiudizievoli e inoltre non devono suggerire le risposte. Bisognerebbe fare domande aperte ma senza porre una possibilità di scelta nostra e bisognerebbe evitare l'uso del perché. La vecchiaia è diventata un grande e irrisolto, difficile da risolvere, problema sociale. Chi vive in mezzo ai vecchi sa per quanti di loro la tarda età è diventata, anche grazie ai progressi della medicina, che spesso non tanto ti fa vivere quanto ti impedisce di morire, una lunga attesa della morte. Non tanto un continuare a vivere, ma un non poter morire. Noi cerchiamo di medicalizzare il meno possibile i nostri ospiti, nel senso che cerchiamo di farli, di considerare l'ospite olisticamente, cioè completamente, come persona, non come malattia, come a volte capita, a volte negli ospedali, e ognuno ha la sua specialità ed è anche giusto che ognuno magari è specializzato in qualche cosa per cui tratta soprattutto quello, però noi non dobbiamo perdere di vista il tutto. Ultimamente la vita si è allungata, ora non è del tutto negativo e non è del tutto positivo, si può decidere che la vita non vale la pena di essere vissuta, ma chi è che lo decide? Questo è un altro problema grosso, cioè non curiamo più una determinata persona perché la sua vita non vale più la pena di essere vissuta. Ma secondo chi non vale più la pena di essere vissuta? Secondo me? Secondo qualcun altro? Ecco, questo è un punto di domanda. Allora, tanto buongiorno a tutti. Ciao. Allora, mio nome è Alessandra e oggi sono venuta a tenere una lezione un po' speciale per voi. Prima di tutto vi faccio una domanda. Ecco, voi sapete che cos'è una casa di riposo? Sì. Ok. Ci siete mai stati? Sì. Quindi conoscete la casa di riposo che c'è qua a Trigolo? Sì. Ah, ok. Ci siete già stati? Proviamo a vedere un po'. Che impressione vi ha fatto?
Dimmi. È un posto abbastanza tranquillo dove le persone possono riposare. Un posto dove possono riposare? Beh, casa di riposo, in effetti, ci sta, ok? Poi qualcun altro, dimmi. Per non stare da soli in compagnia. Beh, ok. Allora, che cosa fa l'animatrice? Dimmi. Organizza giochi e esperienze. Esperienze. Non è che bisogna fargli dimenticare quello che era, cioè le cose brutte che gli sono accadute. Diciamo che bisogna fargliele vivere in una maniera diversa, fare in modo che le parlino. Quando vi succede una cosa un po' triste, di solito andate a casa e la raccontate alla mamma e al papà, no? Giusto? Ecco, se la raccontate vi sembra meno triste. Siete d'accordo? Sì. Ecco, se io penso a un fatto brutto, se io lo racconto, è un po' il progetto di questo progetto che voi fate parte, raccontare per vivere, si chiama così questo progetto. Allora, il fatto di raccontare, far raccontare agli anziani le cose anche brutte che gli sono capitate, li fa stare meglio. Loro sono il gruppo del laboratorio che noi facciamo in casa di riposo. E abbiamo un motto come gruppo. Ecco, anche una mano stanca, regolata dal tempo seguendo la sua traccia, dà vita a forme, parole, colori, che guidata dall'anima, dal cuore, diventano emozioni. Io vivo sola. La solitudine mi dà il tempo di pensare. E i pensieri spesso e volentieri si immergono nei ricordi. E i ricordi che premono nella mia mente sono così tanti che devo frenarli e cercare di metterli in fila, in ordine, perché voglio iniziare da quelli più lontani della mia infanzia, così che i miei figli abbiano un ricordo, così che il mio nipotino William possa conoscere il mondo in cui io ho vissuto. Un mondo che lui non potrà mai conoscere perché non esiste più. Com'è che era? Prima erano le differenze tra quella che erano le vostre abitazioni, casa sua, ai tempi rispetto ad oggi? Beh, c'è un abisso. C'è un abisso, ragazzi miei. Dunque, pensando che io ho più di 90 anni, andavo indietro quasi un secolo, e allora c'era molta miseria. C'era molta miseria. Io mi ricordo, da ragazzetto, vivevo in una cascina, io e mia sorella. Non c'era la compagnia di giovani come qua, dove si poteva parlare, ridere, scherzare. Eravamo due poveri, miseri ragazzi. Oltre alla miseria c'era anche la solitudine, vorrei dire anche. Comunque si è superato tutto. Andavo a scuola, mi sono diplomato nel 1000. Ma adesso non mi ricordo neanche più. Comunque parliamo da giovanetto, Da giovanetto ero un ragazzo che andavo alle elementari, e noi non avevamo né luce, non avevamo la luce. Eravamo in mezzo al tavolo, mi ricordo mia mamma, andavamo col petrolio, c'era un lampadone, col petrolio si vedeva lì. Alla sera io dovevo pure studiare la lezioncina per il giorno dopo. Altrimenti la maestra mi bacchettava. Allora mia mamma mi portava sul
tavolino del letto in fianco un lumicino. Che cos'era il lumicino? Era una boccetta con dentro un po' di olio o petrolio, e lì con lo stoppino si accendeva. Io, povero bambino, studiavo e la mattina mi accorgeva che il nasino era tutto nero, era tutto il petrolio che respiravo di notte. Ciò che oggigiorno si verifica ancora? No, ci sono stati dei progressi? Molti, vero? Molti, vero, molti. Siete giovani. Nella vita bisogna subire anche un po' di... Non sempre è domenica. Quando sgranavate le pannocchie, sì. Tutto, si ricrea proprio la situazione. E ci mettevamo lì davanti un bel mucchio di pannocchie e sgranocchiavamo le pannocchie. Magari avevamo finito a mezzanotte di spannocchiare, arrivava la trebatrice e si doveva restare lì altre due ore, e si andava a letto alle due o alle tre di mattino, e poi alle sei bisognava saltare su, andare ancora a cominciare di nuovo a raccogliere ancora nei campi il gran turco, faticare e sveglia. Hai giocato qui a casa di riposo? No, donavo sangue, donatore di sangue. Eh sì, ma non sempre. 25 anni? Ecco. Ho donato 15 litri di sangue. Purtroppo ho salvato bambini, che adesso saranno nonni. Eh sì, saranno nonni sì adesso. No, loro adesso attraversano un momento così, perché a cercare il lavoro anche oggi è difficile. Hanno anche loro le difficoltà. Anche una volta era difficile. Ma però le abbiamo avute tante anche noi. Vedi, siete tutti della stessa classe? Auguri a tutti allora. Venite a trovarti qualche volta. Bene, grazie. Che differenza notate fra quando voi eravate bambini e mentre adesso noi che siamo bambini? Cioè, che differenze nel mondo sono cambiate? Da loro al ferro. Voi siete più evoluti, più furbi, intelligenti, no? La guerra mia mo l'erba voglio. C'era appena quello che c'era in casa e ti davano quello che c'è. Normalmente la pasta. Riso, ma poi la cudega. Quali erano i vostri cibi più nobili che avevate quel tempo? Eh? I cibi più nobili che avevate quel tempo? Cioè... La pulenta salame, la maggioranza pulenta salame, perché si uccideva ogni famiglia, quasi tutte, meno nel campo agricolo, uccidevano il male proprio e si faceva i salami, le cudeghe, le cotechine, e tutte le qualità lì. E i salami si attaccavano al soffitto per farli asciugare 8 giorni, e dopo si conservavano o nell'inguento, capito? O se no attaccati lì al soffitto, che dice il baldacchino del salame. Ah, prima c'erano i supermercati dove uno andava a comprare le cose o uno si andava a prendere? No, i supermercati non c'erano, allora non c'erano i supermercati, andava a comprare la cosa quasi direttamente dai produttori. Facevano un po' il negoziante, ecco. Se le dico polenta, la prima cosa che le viene in mente su questo argomento, parli pure. Ne abbiamo mangiato tanto, che non mi piace neanche più. Le è venuta proprio stufata? Proprio tanto. E non con una pietanza. Proprio. Sai cosa sono i fichi, quelli secchi? E faceva cuocere con un po' d'aceto, un cucchiaio di zucchero e mangiavamo quelli lì. Insieme alla polenta? Insieme alla polenta. Polenta e fichi. Quando mia mamma era al mercato a Castelleone, andava al mercato con davanti il portapacco, portava a casa i patate
e le mele quelle piccole, quelle proprio marcate, no? E patate, arrivava a casa, faceva cuocere, magari pronto, patate con un po' di sale, mangiava. Alla sera minestra e la mela piccolina. Minestra come? Un po' di dado, un po' di salsa, che a me piaceva. Le piaceva? No? Un mondo. O mangi questa minestra o... Salta questa finestra. Eccola lì. Ma io sto digiuno piuttosto, non mi piaceva. Anche qui la metto da parte. Questa è la verità. Aiutavate i genitori a cucinare quando eravate piccoli? Le donne stavano in casa, si faceva il pane, si faceva tutto quello che volta. Le donne portavano le vesti e gli uomini i calzoni, invece adesso tutti i calzoni. Na Russia e se io con la mia compagnia quando ero in periodo faceva caldo, andavamo a fare il bagno nel serio, poi a nuoto si attraversava il serio, andavamo a rubare la frutta negli orti dagli altri, altrimenti non mangiavi frutta. Anche i ricchi era duro anche per loro, perché non trovavano quello che volevano. Perché nelle casine c'avevano i forni e loro facevano i pani in casa, si cuocevano nel forno e proprio si consumava tra la famiglia. E diceva pane e vino fino a San Martino. Cosa vuol dire? Pane e vino fino a San Martino. San Martino sai cosa c'era? Che si spostava la gente. Oggi è un semplice dar da mangiare a uno. Allora era difficile mangiare, capito? E c'era la scarsità. È bravo a cucinare lui. Sì, a pane? A cucinare. Beh, sì. Il buon mangiamo e basta. Ah, tu mangi solo? Chi è che cucina? Eh? Chi cucina? No, mai cucinato io. No, mai. Mai, una volta mia moglie mi ha fatto, è andata via a far cuocere il coniglio a me, e mi ha detto, facciamo un po' di acqua. Insomma, le ultime giorni erano bruciate, ma era ancora crudo. La famiglia fa cuocere il coniglio a me. Le piaceva il suo lavoro? Sì, a me piacciono tutti i lavori. Io al lavoro cantavo, sempre. Cos'è che cantava? Qualunque canzone. E la giurletta la via non va. Ma se c'è tante cose, beccare canzone. Non chiediamo nulla al riso, dillo adesso, ti taglia in faccia a me. La mattina le lascio il cicure, andare in campagna, andare all'acqua, trattare acqua sul ginocchio, e io fin da stamattina. Nelle risaie, eh? Con l'acqua che buia e su che scutava, c'era l'acqua chiusa in aria. E dillo adesso, le taglia in faccia. No, le taglia mia faccia. No, le taglia mia. Quando c'era la festa, cos'è che faceva da mangiare? I giorni di festa? Quale? Sicuro, come adesso c'è l'America. Perché l'America? Esatto. Lui è una bella campagna. Io? Una l'altra. Siete capaci di andare in campagna? Andare alla campagna del riso. Giocava da bambina? Certo. Qual era il suo gioco preferito? La bambolina. Ah, la bambolina. La cosa pesce. Sì. È brava a cucinare? Io sì. Cosa cucinava nei giorni festivi? Pollo arrosto. Pollo arrosto. Qual era la sua specialità in cucina? L'arrosto di vitello. Le riusciva bene? Però ho fatto la fame in tempo di guerra.
non ci trovava niente, sempre polenta, polenta mattina, polenta mezzogiorno e polenta la sera. Dai, però è buona la polenta. Per forza, diciamo che era buona, non c'era niente d'altro. La mangio spesso. E la zuppa, col pane che facciamo noi, tutto di melico. Non era di frumento, di grano turco, si rompeva tutto. A mangiare il risotto alle feste, era un riso asciutto perché non c'era né burro né formaggio, eppure era buono, eppure era robusta. Io ho fatto di tutto, sono andata a mondare il riso, sono andata da... Che bello mondare il riso la mattina, si cantava tutto il giorno. Che canzoni cantava? Tutte, tutte. Ce le fa sentire? Ben Giulinetta sull'ombrelli, ben Quirinetta ti darò un baci. Ma che brava che è. Ma io non canto bene, però io canto sempre. È bene. Sono sempre allegra. Bello. Cuore allegro ce l'aiuta. E se caschi in terra fai una buca. Il kebab, lei sa che cos'è? L'estate. No, sono no. Sorda. Lei sa che cos'è il kebab? Il kebab? Lo conosce? Spiegatemelo, non lo so, ho mica studiato io. È un piatto che è dei nostri giorni. Ah, se è un piatto raffinato non lo conosco. No, no, non è raffinato, viene dalla Turchia. Ah, ma troppo lontano. Io sono contenta del panoi, ci dicevo la mattina, il panoi, la zuppa col pane di carano turco. Adesso che tutto sicuro si ricorda per... È un piatto che mangiano spesso i ragazzi d'oggi. Non le piacciono più niente oggi. No. Sono troppo signori. Un qualche piatto tipico della Sardegna che le piace? Ravioli fatti in casa. Che sono grossi quelli. Con la ricotta. Con la ricotta e le spinaci. Buoni. Buoni, buoni. E ha una ricetta, oltre ai ravioli, da consigliare a noi? Perché fate i ravioli? No, oltre ai ravioli, cosa di più semplice magari. No, di mia madre non mi ricordo, perché io sono venuta a Milano, che avevo 17 anni. E come mai è venuta a Milano? A lavorare. Ah. E lei che lavoro faceva? Io lavoravo in un ristorante. Faceva da mangiare? No, non facevo mangiare, serviva a tavola. Ah, cameriera. Le piaceva? Sì. Sì. Per forza. Per guadagnare i soldi bisogna farlo. Anche se non ci piace. Da bambina cosa mangiava a Natale e a Pasqua, nelle feste? E mia madre ci faceva il pane in casa, allora faceva il rotondo così e sopra dentro un uovo. E lo metteva al forno, era buonissimo. Una testa? Una testa. E di cosa parlava quando si sedeva a tavola con tutta la famiglia? Prendine poco e mangiate tutto. Perché nel piatto non devi lasciare niente. Abitavo in un palazzo, ma eravamo in tante famiglie. Io ero sul secondo piano. Prendere l'acqua doveva venire giù. Due scale, ma rapide. Dovevo venire giù a prendere l'acqua. Prima c'era la pompa, poi si è rotta, abbiamo fatto il pozzo. Col pozzo. Mia mamma andava a lavorare dei fittabili per portare a casa qualcosa in tempo di guerra, da mangiare, farina, tacchino, latte. Io dovevo lavare. Finita la quinta ho fatto la mamma. Dovevo lavare perché eravamo in sei. Lavare i panni? Panni, col mastello. Mettevo il sgabello perché non ci arrivavo. Andavo giù a prendere l'acqua, facevo scaldare la stufa. Lavavo, tendevo, stiravo, facevo tutto. Sia in marsutelle, perché si muove in marsutelle. Cos'è un marsutel, signora? Mi coglie impreparato. Anzi, è piccolina, strampugnina. Cosa lavoravi? La terra,
Ero un piccolo coltivatore diretto. Avete, ti eri sposato? Se mi sono sposato. Avevi dei figli? No. Quanti? Tre figli, tre maschi. Dopo, cosa vuoi sapere? Dove sei nato? Ripalca Guerina, il paese dove c'era Arturo Toscanini. Che lavoro facevi? Io facevo l'agricoltore. Dove abitavi? A Zanello. Avrai cominciato a fare l'agricoltore. Dopo quanti anni avevi? Quando ho cominciato? Sì. Non so. Ho avuto 7 o 8 anni, 5, non mi ricordo. Faceva l'idraulico in determinati paesi o...? Facevo tutto il paese, facevo proprio tutte le reti, gli allacci e poi andavo a trovare le vedove. Venuti qui per sapere un po' della tua vita, se ci vuoi dire cosa hai lasciato della tua vita, cosa facevi da giovane. Ma guarda, per 18 anni ho fatto il lavoro più bello della mia vita. Ti piaceva questo lavoro? Molto, perché poi dopo 10 anni che incartavo le caramelle sono diventata spedizioniera. Sai cosa vuol dire? Nessuno sa cosa vuol dire spedizioniera. Inviare le caramelle. L'ho fatto per tanti anni, è stato il lavoro più bello della mia vita e più che mi ha dato tanto, tante soddisfazioni. Quando eri piccola lavoravi? Io sono nata a lavorare che avevo 14 anni, l'età giusta, perché se tu non avevi 14 anni il datore di lavoro non ti prendeva. Ti è rimasto impresso qualcosa dei tuoi ricordi belli ai tuoi tempi? Ma guarda, ne avrei tanti di ricordi belli, però il mio ricordo più bello è stato quello quando sono diventata mamma, che ho avuto una bambina. Io desideravo tanto la bambina, ho proprio avuto la bambina. Quello lì è stato il mio momento più bello. Lavoravi di giorno o di notte? Di giorno. Però in tempo di guerra c'è stato un momento che ci hanno tolto la corrente elettrica perché la davano agli stabilimenti che facevano le armi per la guerra. Ma non facevate nessun gioco? Gioco? Gioco sì, palla prigioniera, giocare a tutte quelle cose lì, sulla strada, con gli amici, con i ragazzi della mia età. Conoscevi l'aereo Pippo? Se lo conoscevo. E scappavamo quando lo fermavamo perché lui aveva l'orario di passare. Ti ricordi quando lavoravi alla Sorini? Fatto che caramelle, cioccolate, torrone, tutte quelle cose lì. Ecco, e adesso non posso più sopportare la marmellata. Mi ricordo le dita tutte scottate perché mettavamo a posto il torrone perché era bollente. E dopo si tagliava e dopo si tartava. Adesso vi faremo vedere il materiale che usiamo noi a scuola, che sarà molto diverso dal vostro. Ad esempio questo è un flauto di plastica, non come il vostro di legno. E questo qua invece è un quadernone a righe, no, quadretti, più grande del vostro. Più grande, non erano più piccolo. Poi è terribile. Sì. Io sono Mohammed. Allora questa è la colla, quello usiamo di collare le schede. Questo è il timbrino e questa è la colla, questo è il dispensatore. Colla. Come un pinarello, come un pinarello. E questo è un timbrino. Il pinarello di due è mia scuola. Delle teperini. Ciao, io mi chiamo Sara.
Questa è la scolorina che ci serve per sbianchettare le birre non cancellabili. Prima non c'era quella. Cioè, tira in su la riga, poi cancellino. Questa è la birra cancellabile. E questa è la gomma che serve per cancellare. C'erano le matite, così si poteva cancellare. Con che cosa? Con la molica del pane. Tonia, il tuo astuccio era fatto così quando andavi a scuola? Era di legno. Era di legno? C'aveva tutti quegli strati lì? No. Per dentro i pastelli, la gomma, qualche pennino. No. Io ho fatto la terza elementare, sono stata promossa perché andavo a fare la spesa alla maestra. La cocca? Questa era la prima. A scuola si andava, tutti i giorni, ma io un giorno sì e un giorno no perché andavo a lavorare. E ho fatto una vita, e la scuola non lo so. Io ho fatto fino alla quinta, poi volevo andare avanti ancora a studiare, ma per non la possibilità dei genitori non ho potuto andare avanti. E mi sono fermata alla quinta. Avete la voglia da studiare, di andare a scuola? Avete tutto. Anch'io ho una certa età, perché i 90 sono quasi vicino. Però andavamo a scuola con un entusiasmo diverso. I libri passavano da un figlio all'altro. E poi c'era questo di brutto. Il diritto di studiare era solo dei maschi. Le femmine, finita la quinta, io mi ricordo che mi faceva ripetere la quinta per andare un anno in più a scuola. Ecco, e allora le femmine andavano a lavorare subito, a imparare un mestiere, camiciaia, magliaia, sarta. E cominciavamo dall'asilo ad andare a imparare a in mano l'ago, a lavorare, tutte quelle cose lì. E io sono una di quelle che è nata a far da sarta. Mi è sempre piaciuto quel lavoro. Sono stata capace di mettere una sartoria di quelle che a me piaceva. Però che non conta niente. La mia vita è stata serena. È questo che io vi auguro. Sì. E quando era piccolo e magari quando iniziava a crescere aveva tanti amici o pochi ma buoni? No, tanti amici. Davamo il cortile da uno, davamo il cortile dall'altro, uno andava in casa, davamo, veniva in casa mia, alle volte davamo in casa sua, ma con quelle famiglie erano più ordinate, invece adesso è tutto cambiato, non si guardano neanche quelli che sono vicino a noi, nei condomini, così. Quando era giovane le piaceva cucinare? Dov'è? Chiama. Tanto! Però non mi piaceva subito. E adesso viene, no. Non ti trovo. E preferiva cucinare il dolce o il salato? Sia uno che l'altro. Tutti e due? Per stare vicino alla mia mamma. Pasticciavo. Le piace guardare i programmi di cucina alla televisione? Una volta sì, adesso mi annoio. Come mai? Ma non lo so. Non lo sa. Una volta sì, ripeto. Ma vedo proprio la radio dentro, in camera. Lei ha, visto che le piaceva cucinare, ha qualche ricetta in particolare che da dirci così? Ci sono tante cose, io facevo tante torte del matrimonio soprattutto, c'erano le torte di matrimonio e via.
quelli senz'altro, mi capitava sempre, compleanni, matrimoni, erano sempre quelle cose lì che si facevano. Invece quando lavoravo da l'onorevole Nicola, lì ho fatto di tutto. Quindi adesso mangia meglio rispetto a quando era giovane? Cioè io mangiavo quando ero giovane, come oggi, scommetto che ero 2 metri. E invece, ma forse sarà la polenta, polenta merleus, polenta pessì, polenta fig. Quindi non segue neanche adesso qualche trasmissione in tele sulla cucina? Non ho avuto mai passione di fare da cuciniere, anzi continuavo a dire porca miseria, se manca la donna mi si può fare di gota. E infatti ho 2 anni che mi ha mancato la moglie. Lei sa cos'è un kebab? No. No? È un cibo che va adesso molto di moda? È turco, non è italiano, è turco. È un panino pieno di carne e verdura. Lei non lo sa cos'è un kebab? No. Da dove è che si è? Dalla scuola, dalla Turchia. I ragazzi. Zero. Ce ne sono tanti adesso in crema, Ma non mi so da natura. Come si mangia qui? Vabbè. Si è innamorata tante volte? Non mi sono innamorata di nessuno, neanche mi sono sposata a chi avevo in simpatia. Mi sono sposata presto perché appunto ero dell'onorevole di Nicola e quello lì aveva fissato di farmi sposare suo figlio, allora ho dovuto scappare a casa perché il figlio continuava a tampinarmi che voleva sposarmi e io non volevo, era vecchio. Non volevo sposare un vecchio, anche se era ricco, non mi interessava. E durante i giorni festivi, tipo la domenica o comunque quando... Andavo in giro! Andava in giro a mangiare? No, andavo in giro a chiacchierare. Chiacchierare, ma cosa mangiava? No, mangiavo a mezzogiorno. Mangiava a mezzogiorno, ma che cibo mangiava? Quello che c'era. E il suo sogno nella vita qual era? Era... I miei sogni nella vita erano da fare la ricca. Fare la ricca. Fare la bella vita. Ecco, mi cara. Quando ero in casa, in famiglia, prendevo i soldi e li davo al papà. Al papà, giusto. Quando mi sono sposato, li davo alla moglie e allora sempre a casa. Com'è che andava al lavoro? Piedi, macchina? Bicicletta. Bicicletta. Macchina non l'ho mai avuto. No? E di quanto di... Avevo il motorino, ma... Vecchio. Dopo. Il ciao. Aveva il ciao, il motorino. Quante ore lavoravi al giorno? Andavo ancora di casa al mattino. I primi anni era dove, perché andavo a partire di Scala 2, andavo in posta a Pandino. A Scala 2 non c'era ancora la posta. Dopo il 63 l'hanno fatta, loro facevo Scarabù e Palazzo Casilina. 7-8 ore al giorno? Armi 8 ore al giorno in bici, ma a morte. Mi fermavo, mangiavo un paio di panini, un paio di terrine e poi via. Che a casa di suo, no? Quanto sono fermato a mangiare il panino. A bere il vino. Loro uccidevano il maiale, no? Io là fuori andavo le assi, arrivavo un po' tardi. E aveva qualche passione, qualche hobby, le faceva ballare? Sì, i belli del divertimento, ti dico la verità, avrò fatto 15-20 anni con un signore che è morto da poco adesso a Crema, proprio di Crema, e altri due che suonavano la chitarra, insomma le chitarre così. Io andavo sempre a presentare le serate e avevo anche, non per darli vado, sapevo anche cantare bene. Cantavo, prendevo i soldi, perché andavo a cantare solo e cantavo questo e andavamo ai paesi quando c'erano le feste. Ecco, le feste, sabato, domenica, lunedì,
era festa, a volte invece venerdì, sabato e domenica, un giorno in più. Si metteva da parte sempre anche qualcosa? Mangiare, suonare, ballare e prendevo sempre un tot, domeniche mi facevano comodo. Aveva qualche hobby? Tanti hobby. Quali? Leggere. Andare in bici? Andare in bici? Sempre in bici. Andava tutti i giorni in bici? Sì. E le piaceva tanto? Non avevo un altro mezzo. Secondo lei era meglio il lavoro un tempo, quando si aveva il posto di lavoro fisso, è meglio oggi se continua a cambiare lavoro? Era meglio allora. Meglio allora. Le ginnastiche meglio. Sì, sono ginnastica. E se la mattina alla palestra, che le giovani, sta là, guarda, ai romanzetti. Invece mi conoscevo da solo e con la mia ginnastica, tutte le mattine. Poi faccio il pedalò, il pedalò, il pedalò, il pedalò, forse di pedalò. Tutte quelle robe lì, insomma. Io con 14 anni sono andata all'inizio a lavorare, il telaio, nella tela. E poi anche dopo tre mesi mi hanno chiamato per andare ancora a Mondarriso. Ah, sei andata a Mondarriso? Sì, beh, vedete, ma no. Sto a cantare, così sto a cantare, mi cantare l'uno ma indietro. Avanti Andrea, avanti Andrea, che bel divertimento. Ecco, come ha detto lei prima, che ha perso sua figlia, giusto? Sì. Io ho avuto un'esperienza più o meno simile, ma con mia madre. Avevo 5 anni e purtroppo l'ho persa perché ho avuto un'embolia cerebrale. Però mi ha sorpreso molto lei, perché comunque, cioè, non è che si è incavolata comunque o che era triste, però l'ha detto con il cuore. Vorrei capire un po' meglio come ha fatto passare questa situazione, cioè nel senso come ha combattuto. Guardi, mia figlia è morta di un cancro al seno. Negli ultimi tempi era tornata, l'ho voluta io a casa. E alla mattina, a metà mattina, facevo colazione. Stava mangiando un grissino seduta sulla poltrona. E siccome sapevo che era una ragazza che le piaceva molto il caffè, le ho detto: Clara, ti faccio il caffè che ti piace tanto. Sì, mamma, lo mangio volentieri perché mi sento il grissino qui. Ci ho portato il caffè, lei seduta lì, io seduta sul divano. Le ho offerto il caffè così, così: Clara, qui c'è il caffè pronto. Si è girata con la testa, ha chiuso gli occhi e si è appoggiata alla mia spalla. Partita per il cielo, perché io sono convinta che lei è in cielo e sono convinta che il cielo c'è. C'è! Certo, sì. Anche io, signora, la penso come lei. La penso allo stesso modo, perché... anch'io, se guardo il cielo, è un po' come se riguardo il viso di mia madre. Credo che la stessa cosa valga per lei con sua figlia. Che carino. Io sì, lo credo. E forse anche per quello che la morte non mi fa tanto paura. No? Ma è una cosa che accetto, una cosa che dico: c'è, è la nostra fine e andremo tutti là. Ci troveremo, ecco, io la mia passione è quella, trovarci ancora insieme. Certo. E sono convinto che verrà un buon momento. È un dolore quello che quasi quasi non passa più. Si accetta e quasi si vuole bene a quel dolore lì. Non avete paura, non abbiate paura della morte, delle malattie, di tutte quelle cose lì. Però
no, era bello anche una volta, piaceva. Noi avevamo il castello, facevano tante veglie, parlavano di notte, io andavo sempre, mio fratello mi accompagnava, poi veniva a prendermi, perché andare a casa di notte. Allora lui fava la sovetta e poi dopo, quando aveva finito la sera, veniva a prendermi me, che ero a ballare in castello. Poi mi sono sposata a 20 anni. Adesso ballano meno. In tempo di guerra ballavano nelle case. No, adesso un po' di meno vanno a ballare i ragazzi. Era brava a ballare, era brava. Brava. Lei non sa ballare. Mi non granché. No. Però avevo un fratello che ballava benissimo. Sì. E che cosa le piaceva ballare? Tango, valzer, quelli lì, i balli, non sono i balli di adesso. No. La vita non è così brutta come la descrivono. Per voi poi è una bellezza. La sera senza luci. In piazza, è così tutto buio. È cominciato dopo la guerra che si ballava in castello e così. Allora è cominciata la vita da signorina, che è stata una vita bellissima. E ci siamo abbastanza benino. In più, essendo giovani, avevamo la possibilità sabato e domenica di andare anche noi a ballare. Però andavamo fuori alle 8 e si tornava alle 10. No, alle 10 e tornare a lui. Io faccio gli auguri, tutti i ragazzi li comprendo. Hanno sempre il dolore addosso di essere guardati male. Anche se voi siete bravi, ma perché non avere lavoro? Ma gli italiani sono abituati a giudicare. Non comprendere che avete bisogno. Se il lavoro non si trova, non avete colpa. Bisogna pregare Dio di trovare la strada giusta. Vi faccio gli auguri più belli che esistano al mondo, di darvi lavoro. Tanti auguri. Parla un po' della campagna. Campagna, io lavoravo in stalla, da giovane. Stalla è pesante. Si faceva 5 ore di musica, 2 ore e mezza di giorno e 2 ore e mezza di notte. Si faceva 12 ore al giorno, 6 ore di giorno e 6 ore di notte. Eravamo in 8. E si faceva circa 25 quintali di latte, cioè significa 52 bidoni, perché ogni bidone è 52 litri puliti, contare 67. Si puliva le mucche prima di andare a mungere, mangiare, bere, pulite, e poi si andava a mungere, 2 ore e mezza di muncia. 2 ore e mezza così, pensate voi. Che allevavano i bacchi di seta? Ah, sì. Sì. Andavano a prendere il gesso sulle piante. Le famiglie. Le famiglie iniziavano la primavera, andare a zappare il grano turco. Era duro. La donna specialmente. Poi si faceva i bacchi da seta, che si impegnava tutta la famiglia. Dovevamo andare alla sera e andare sui gelsi a tirar via le foglie. Si faceva dei sacchi così. Si andava a casa, si macinava le foglie e si dava i bacchi da seta. E sono come dei cosini lunghi così, no? Che tu li vedi, camminano così, fino a che si ingrossano così, e quando muoiono è finita per loro. Perché nascono. Vanno bene, no? Quando nascono e poi dopo si ingrossano e poi dopo quando muoiono vengono. Il bacco da seta è dentro la seta, rimane dentro, però muore lui, però ha lasciato la seta. Che prodotti coltivavate? Dito, si iniziava la primavera, ho detto, si andava a zappare prima il grano turco,
poi batti la seta, poi ci raccoglieva il frumento, è tutto a mano, eh? Poi dopo in autunno ci raccoglieva il grano turco. Ecco, l'unico riposo che c'era in famiglia era l'inverno. Allora le donne andavano in stalla perché non c'era caloriferi, in stalla faceva caldino. Andavano in stalla e facevano le maglie, le calze a mano. E noi uomini andavamo la sera in stalla a giocare a carte oppure a raccontarcela. Barzellette. Oh, ti ha fatto poi balletti. Ah beh sì. Allora, la mia, ma i balletti russi. No, i balletti russi. Si ballava normale. Almeno io in Cassina, in Fustagno, c'erano una famiglia che suonava chitarra, armandola e armandolino. Una famiglia. Erano cinque fratelli. Che cosa si ricavava dal frumento? Il frumento si creava la farina, come la farina del grano turco, di fare la polenta. E si faceva il pane. La farina e il frumento. Il pane, poi il biscotto, a tutto. Facendo questo qua, macina, fa la farina e la semola, che in dialetto diciamo la rimula. Ecco, quella là si dava al maiale. È che la farina si mangiava, si faceva per l'altro lo scarto, veniva dato ai polli, ai maiali, alle bestie della campagna. Allora, noi ragazzi dello Sraffa solitamente facciamo in quarta, facciamo tre tipi di tirocini, tra cui uno disabili, anziani e bambini dall'asilo nido. Solitamente l'aspettativa, si ha molta paura di andare con gli anziani solitamente, si vuole sempre andare con i bambini dell'asilo nido, cioè si ha molte aspettative sui bambini dell'asilo nido. Il tirocinio con gli anziani è stato molto forte perché loro ti danno tante emozioni. Ti danno tanto e tu devi saperle cogliere le cose. Cioè, secondo me non sono stata io andare a aiutare loro, ma sono stati loro a aiutare me. Dalla società è visto come un peso l'anziano, è visto più come un peso che come una cosa da sfruttare. Secondo me se un giovane si dovesse, cioè, dovesse essere obbligato a parlare comunque con un anziano, essere in una stanza con un anziano e cercare di parlare e sapere il suo vissuto, sapere quello che loro hanno passato e quello che stiamo passando noi, secondo me è una cosa che ci può arricchire perché ti rendi conto della fortuna che hai. Credo che magari anche voi avete dei nonni e ve ne abbiano parlato, oppure se ne sente comunque parlare, hanno passato guerra, hanno passato fame. Noi alla fine non abbiamo passato nulla di quello che hanno passato loro e quindi credo che sapere veramente cosa è un momento difficile, cos'è veramente la difficoltà, credo che questo ci possa aiutare. Loro poi vedono l'RSA come un abbandono, lo sentono proprio come un abbandono a se stessi, che loro non li vogliono più, allora mi abbandonano qua,
anche se si cerca poi di costruire un luogo diverso, nel senso si spera che l'RSA non sia vista come un ospedale, ma sia vista comunque come un posto dove ci sono gli animatori, dove si fanno molte, comunque, molte attività che noi cercavamo di fare. Loro pensano che la loro vita sia finita e pensano di non servire più a niente. E tu devi cercare comunque di fargli capire che non è così. È difficile, però almeno ci provi. Ho capito che la vecchiaia oggi è sicuramente un problema sociale, ma è da sempre, prima di tutto, un fatto intimo di ogni persona. Ho capito inoltre che la vecchiaia non è soltanto malattia e nemmeno l'anticamera della morte, e perciò ho deciso di vedere la vecchiaia con occhi nuovi, di vederla come una parte della mia vita necessaria, anche se difficile. Ho pensato che oggi come oggi forse gli anziani stanno meglio nelle case di riposo, anche perché sono seguiti da qualcuno, come per esempio gli animatori Paolo e Stefania insieme alla dottoressa Vigorelli. Seguono questi anziani e magari capiscono di più confronto alla società o addirittura confronto ai loro familiari. Cioè capiscono di più il loro mondo, il loro modo di pensare e soprattutto ancora la loro voglia di vivere e di raccontare. Ho capito che il detto secondo il quale muore giovane chi è caro agli dèi non tiene conto che non diventare vecchi è un po' come non vedere la parte finale di un film. Diciamo che si resta come sospesi, mentre io il finale della mia vita lo vorrei vivere. Questa cosa qua l'ho imparata parlando coi vecchi, della morte prematura dei loro figli ad esempio, e anche io ne avrei una da raccontare, perché l'anno scorso ho perso un mio caro amico, un compagno di scuola, che per colpa di una malattia incurabile questo suo finale non lo vivrà. È semplicemente la chiusura di un ciclo di vita, no? Perché loro ci tolleravano quando noi piccoli facevamo i dispetti, e cioè quando noi facevamo i capricci o cose del genere. È semplicemente la chiusura di un ciclo. Noi dobbiamo imparare a essere più, a tollerare, non a rifiutare quello che alla fine ci appartiene veramente, perché alla fine l'anziano ci appartiene, perché è stato lui a tramandarci tutto quello che, anche inconsciamente dico, non solo dialogando. L'anziano è una fonte inesauribile di saggezza e di esperienza, e nonostante i problemi di salute e lo sguardo malinconico in cui ripercorre le tappe della sua giovinezza, ci dà continui spunti e suggerimenti per vivere al meglio ciò che la vita è capace di offrirci. La paura della morte è inutile quando c'è la voglia di vivere, e il vissuto di un anziano si riconosce nelle rughe della vita.